Siamo in perfetto orario, tra l'altro come 18:30, quindi siamo dentro. Allora, Bruno Frigerio dell'ANPAS Piemonte, che è punto, giusto? Sì. Che buonasera. Luca Rittatore, volontario Croce Verde di Torino, e Buonasera. Valerio Saffirio, responsabile Orange Comunicazione, presenteranno appunto, buonasera Ciao Valerio, Stefano. la campagna Sentirsi utili e sentirsi tra amici che si offre volontario. Questa è la campagna. Allora, Esatto. tra l'altro vi ricordo che sono tre siti, ci piace ricordarlo, il sito dell'ANPAS, www.ampas.piemonte.it, la campagna www.ampas.piemonte.it/diventa-volontario/, e la Certo. pagina Facebook, facebook.com, poi /ampaspiemonte. Dunque, allora partiamo intanto da lei, Bruno, e poi se vuole sentiamo naturalmente anche. Passiamo la parola anche a Luca e poi torna da lei. Due parole in sintesi su chi sono ANPAS e Croce Verde. Ecco, adesso almeno così Lo iniziamo. stavo Lo so, però devo fargli io le appunto. domande, sennò non va bene. No, Prego. certo. Dicevo che la Croce Verde è un'associazione di volontariato, adesso sentiremo che cosa fa nello specifico. L'ANPAS è un'associazione di secondo livello, cioè un'associazione di associazioni di volontariato, di volontari, che ha una sua articolazione sia nazionale sia regionale. La Croce Verde è un'associazione dell'ANPAS e i compiti sono diversi. Adesso sentiamo da Luca che cosa fa la Certo. Croce Verde e poi io dico che cosa fa l'ANPAS e in particolare l'ANPAS Piemonte. Sì. Buonasera Stefano, Ciao. grazie intanto per averci ospitato. Molto sinteticamente la Croce Verde Torino è una delle più grandi realtà di volontariato in Piemonte, possiamo dire nel territorio italiano, che si occupano principalmente di soccorso e di trasporto sanitario. Parliamo di una realtà composta da 1200 volontari circa e da 70 dipendenti, la maggior parte dei quali viaggianti, quindi che si occupano attivamente del soccorso, più il personale amministrativo e di segreteria. Come detto, ci occupiamo di soccorso sanitario nell'ambito della convenzione in vigore col sistema 118 Piemonte e di attività di trasporto sanitario rivolto tanto alle strutture ospedaliere che decidono di istituire un rapporto in convenzione con la nostra associazione per i trasporti interospedalieri, quanto verso il privato cittadino che ha bisogno di essere trasportato verso un esame specialistico, verso la propria abitazione, con tutti gli accorgimenti e con tutta l'assistenza, sia tecnica che personale del caso. Più una serie di attività complementari che nascono in parti più specializzate del volontariato che quindi vanno a occuparsi di attività di protezione civile piuttosto che di soccorso piste nei principali comprensori piemontesi o l'attività di assistenza sanitaria che viene svolta in occasione dei grandi eventi, delle grandi manifestazioni. Allora, due parole abbiamo spese su chi sono l'ANPAS e la Croce Verde e spieghiamo anche per quanto riguarda l'ANPAS, la campagna chi si offre volontario per la ricerca di nuovi volontari. Come è nata e a chi è indirizzata? Proseguiamo Sì, con te, Bruno. l'ANPAS appunto ha tra i suoi obiettivi specifici quello di promuovere il volontariato in generale e di assistere e supportare le associazioni di volontariato in una serie di attività che non sono direttamente lo scopo dell'associazione di volontariato, ma che sono fondamentali per la vita di un'associazione di volontariato. Tra questi servizi, diciamo così, ci sono anche dei progetti di comunicazione che possono servire alle associazioni di volontariato, per continuare a svolgere al meglio la sua attività sia nel servizio sia nel rapporto, per esempio, con il pubblico, le istituzioni pubbliche che devono garantire i servizi ai cittadini. Quindi un progetto di comunicazione per diciamo, il reperimento di volontari, ovviamente i volontari sono il bene principale di ogni associazione di volontariato, è tra i compiti che l'ANPAS svolge e quindi ci siamo posti come ANPAS Comitato Regionale Piemonte, quindi per le 81 associazioni piemontesi dell'ANPAS,
di pianificare un progetto specifico di comunicazione per il reperimento dei volontari. Abbiamo interrogato le nostre associazioni, gli abbiamo chiesto quali fossero i profili, no, di volontari che cercavano prioritariamente, e il profilo più ricercato è un profilo di un volontario giovane o comunque di un volontario anche maturo, ma che ha confidenza con le nuove tecnologie. Ecco perché ci siamo rivolti ad Orange, che è un'agenzia specializzata in particolare sui nuovi media e sui social media, per sviluppare questo progetto di comunicazione, no? Rivolto ovviamente alle nostre associazioni. Allora, andiamo ad un'altra domanda, che poi abbiamo il prossimo gruppo che deve entrare. Come mai avete deciso di utilizzare quasi esclusivamente internet e social media per diffondere il vostro messaggio? Valerio. Ciao Stefano, ciao. Buon appetito. Dunque. Pazienza sotto. No, anzi. Abbiamo queste dirette messe dalle porte. Anzi, complimenti Stefano. Certo. Ok, sì, ecco, ci siamo, prego. Abbiamo scelto internet perché... Siamo noi che vi ringraziamo per tutto l'aiuto che ci stai dando, anche con la Croce Verde, insomma, che in questi giorni qua, quindi grazie. Prego. Abbiamo scelto internet perché di base il target era giovani, quindi si trattava di raggiungere dei ragazzi, una fascia più giovane che ormai ha abbandonato i mezzi tradizionali, guarda molto meno la televisione, legge molto poco i giornali e va molto su internet. In più internet ci permette di spendere una cifra ragionevole e ottenere dei risultati, se si fa bene il lavoro, significativi. Internet vuol dire, il lavoro è stato fatto sul rifacimento del sito istituzionale ANPAS Piemonte e dall'altra parte sulla creazione di un rapporto più intimo con questi ragazzi attraverso il canale Facebook. Sappiamo che in Italia 24 milioni di persone tutti i giorni si collegano su Facebook e quindi abbiamo ritenuto che l'utilizzo di questi due mezzi fosse quello migliore. Poi piano piano abbiamo aperto altri canali sociali come Twitter, Instagram, ma di base il volume più grosso della discussione lo facciamo utilizzando Facebook. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto il web, e i risultati incominciano piano piano ad arrivare. E siamo contenti, insomma, che vi arrivino questi risultati, perché lo meritate anche con le pubbliche assistenze. Allora, che tipo di volontario è il vostro? Quali sono le caratteristiche del vostro volontario ideale, che può entrare all'interno di una pubblica istruzione, anche perché, di una pubblica assistenza, anche perché bisogna comunque dedicarci del tempo, perché uno può andare quando vuole, se no non sarebbe, non servirebbe nulla a persone che non... Sbaglio? Sì, sicuramente collaborando con l'istituzione pubblica nel soccorso, ma anche nei rapporti con le ASL, il meccanismo all'interno del quale opera la Croce Verde Torino, o più in generale le pubbliche assistenze, ha dei vincoli che possono essere abbastanza stringenti in termini di tempo, perché occupandoci di un servizio pubblico noi dobbiamo garantire una continuità a questo servizio affinché al cittadino, in caso di necessità, corrisponda una pronta capacità di risposta, di assistenza. Sicuramente la figura del volontario ideale deve coincidere con i vincoli di tempo di cui parlavo, deve essere una persona che inoltre, dal nostro punto di vista, ha come aspetto estremamente desiderato una possibilità di avere un percorso associativo che duri nel tempo, banalmente per il fatto che noi non siamo professionisti del soccorso, non possiamo chiaramente non essere estremamente professionali in quello che facciamo, ma costruiamo la preparazione, la base d'esperienza nel tempo, nel trasferimento delle informazioni, e acquisire queste doti e usarle sempre nel modo corretto significa fare un percorso che non si può completare in pochi mesi di tempo, ma ha bisogno dei suoi tempi di sviluppo. Dunque, parliamo anche del sito, no? Avete rinnovato il sito internet anche in funzione della campagna ricerca volontari. Bruno, certo. Ci vuoi parlare del vostro sito nuovo? Sì, il sito di ANPAS Piemonte prima era un sito
soprattutto di servizio, in cui c'erano moltissime informazioni dirette soprattutto a chi faceva parte dell'ANPAS e alle associazioni. Adesso abbiamo costruito un sito molto più aperto all'esterno, che è innanzitutto appunto un portale per chi vuole diventare volontario, e quindi chi volesse diventare volontario, collegandosi al sito dell'ANPAS Piemonte, può iniziare un percorso molto semplice per essere contattato e iniziare appunto un percorso che lo porterà all'interno di una pubblica assistenza a svolgere il suo servizio, ma soprattutto ad abbracciare uno stile di vita che è quello del volontariato, che lo farà stare sicuramente meglio. Allora, che risultati avete avuto finora e che risultati soprattutto vi aspettate adesso per il futuro? I risultati sono buoni, il sito funziona, nel senso che è stato costruito in modo semplice, in modo che il consumatore, l'utente che vuole diventare volontario, trova facilmente lo spazio e il modo per potersi collegare al sito e andare a raggiungere l'associazione più vicina a lui. È stato fatto in modo che fosse perfettamente anche fruibile da questi oggetti qua, dagli smartphone. Pensiamo che ad oggi il 71%, è un dato di oggi, delle persone che si collegano al sito internet si collegano in mobilità, quindi o da un tablet o da uno smartphone. I risultati sono buoni, sono oltre le migliori aspettative, soprattutto perché il sito è integrato con i canali sociali, quindi chi lo naviga trova la combinazione per poter saltare sui canali sociali, e contemporaneamente chi va sulla pagina Facebook di ANPAS trova facilmente il modo di arrivare, di atterrare sul sito e avere le informazioni giuste. Quindi diciamo, più che dal sito, i risultati li vediamo sui canali sociali e su Facebook, dove, sul quale siamo passati, è un canale da cui siamo passati da 700 poco più utenti a oltre 5.000 nell'arco di poco tempo, segno che evidentemente c'è un'opportunità per accogliere, non ancora adesioni, in realtà stanno arrivando, ma soprattutto un audience, cioè un ascolto. Quindi direi siamo contenti, Stefano. E i volontari ovviamente arriveranno, ci siamo posti degli obiettivi. Ma voi non avete, da voi sono sempre venuti. Da noi sono sempre venuti, però è vero che il volontariato negli ultimi 15-20 anni ha un'offerta molto variegata, e soprattutto i volontariati che, come il nostro, quello di trasporto sanitario, è molto pesante e deve offrire una garanzia di continuatività, un po' ha sofferto, quindi abbiamo bisogno sempre di persone motivate, e queste arrivano sempre per fortuna, ma anche di allargare. Di allargare il nostro bacino. Allora, qual è il peso di Facebook e degli altri canali sociali in tutto questo? Glielo chiediamo a Valerio. Elevato, perché i ragazzi usano principalmente Facebook come strumento di comunicazione, quindi direi l'80% della comunicazione la facciamo su Facebook. Su Facebook riusciamo a stabilire un rapporto con i ragazzi paritario, cioè chiacchieriamo con loro, postiamo tutti i giorni una serie di informazioni, raccogliamo, le informazioni sono aperte, sono spesso domande, raccogliamo le loro risposte, abbiamo l'indice si chiama engagement rate, l'indice che misura l'efficacia delle azioni che facciamo, cioè tra quanta gente fa mi piace, like e quanta gente dialoga con noi. L'indice è molto alto, è più del 7%, calcoliamo che la media dell'indice, questo engagement rate su scala italiana nel campo del no profit, è sul 3,4%, quindi siamo al doppio. Questo potrebbe voler dire, da un lato, che il lavoro è fatto nella direzione giusta, dall'altra parte che c'è effettivamente un interesse da parte di questi ragazzi nel capire come si fa il volontario e dove si può fare il volontariato. Quindi sembrerebbe ci sia una domanda da parte del pubblico, è per quello che cerchiamo di fare il massimo per intercettarla e naturalmente buttarla su ANPAS. Su ANPAS, su Croce Verde, che ovviamente sono i migliori posti dove far volontariato. Questo non c'è dubbio. Allora, abbiamo altre domande, andiamo avanti. Concretamente, chi volesse iniziare un percorso con voi, cosa dovrebbe fare?
questo punto andare sul sito dell'ANPA Piemonte, andare direttamente, contattare direttamente le associazioni di volontariato, oppure in questo caso andare sul sito dell'ANPA Piemonte, lo ricordo, è www.ampas.piemonte.it e appunto compilare il semplicissimo form che viene proposto e di lì comincia l'avventura. Scusa, che non c'entra niente. Allora, abbiamo ancora una domanda, ecco, per chiudere la facciamo direttamente a Luca. Perché fare volontariato in una pubblica assistenza come la Croce Verde? Voglio sempre considerare che ci siano almeno due aspetti. Il primo di questo probabilmente parla un pochino di più alla pancia delle sensazioni umane. Parliamo comunque di un ambiente, intendiamo le squadre in cui si presta la propria opera di volontariato, che sono assolutamente trasversali in termini di età, in termini di estrazione sociale, di occupazione e quant'altro, ma all'interno delle quali nascono delle relazioni interpersonali molto importanti, molto forti, con persone con le quali di fatto non si ipotizzava neanche di avere nulla in comune, ed è uno scambio che è estremamente prezioso, perché si scopre qual è l'effettiva realtà che c'è dietro le porte, molte porte di Torino, che magari può essere non così scontata. C'è poi una parte che probabilmente richiede un pochino più di tempo, parla un po' più alla testa, alla parte razionale delle sensazioni, ed è oggettivamente perché, se vissuto questa forma di volontariato nel modo corretto, può essere una scuola di relazioni interpersonali, di saper interagire con le persone anche quando queste persone possono non essere accomodanti, possono non essere, per esempio, possono essere in momenti di difficoltà. Va bene. No, allora, e questo è il grosso valore sociale del volontariato, che effettivamente è un valore aggiunto per la società, ma anche certo, per l'individuo che fa volontariato. Certo. Grazie, allora, Stefano. Grazie a voi, grazie a quello, Stefano, che fate. Bruno Frigerio dell'ANPA Piemonte, Luca Rittatore del volontariato della Croce Verde, volontario della Croce Verde di Torino, e Valerio Saffiro, responsabile Orange Comunicazione. Grazie, Stefano. Grazie. 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 Grazie.